Allora, senatore, io intanto partirei con la prima domanda. Da Milano sembrava che la Lega c'era un po' di gelo tra i governatori e Vannacci, è così? Guarda, qui c'è un caldo oggi, 32 gradi, quindi c'è gelo non ne vedo. Dove fare? I governatori non ci sono, però è anche un segnale. No, ma abbiamo fatto più chiusure, l'abbiamo scelto in maniera diversa, quindi va bene così come abbiamo fatto. Abbiamo fatto Milano, abbiamo fatto Bari per il nostro candidato sindaco, abbiamo fatto oggi Roma, insomma abbiamo scelto una chiusura diversa. Sotto il 10% è una sconfitta. Allora, io sono convinto che siamo sopra il 10, questo ne sono poco convinto. Comunque sì, il nostro obiettivo è superare la soglia delle famose politiche. Ma Vannacci si può prendere il partito secondo lei? Ma non scherziamo, dai. Il nostro partito è ben governato da un uomo che sta facendo tantissimo e bene, che si chiama Salvini. Senta, ma Vannacci dice che prenderò 1 milione di voti. Io spero 2 milioni, insomma, scherzi a parte, non so, ma io sto facendo una campagna elettorale, lo sento in giro, vi dico la verità. Mi piace. Beh, comunque sia, è un voto particolare, è un voto che sicuramente attrae una platea che sicuramente farà comodo a noi per cambiare questa Europa. Lei non voterebbe? Metterebbe una decima sulla Vannacci? No, io metto una croce. Diciamo che Vannacci ho troppi candidati, essendo io uno che ha aiutato, insomma, amici, che ha tanti amici, ho difficoltà. Oggi elencherò i 15, diciamo, che sono scesi in campo nel centro. Ho difficoltà, insomma, e non so neanche chi sceglierò, perché ci sono tre preferenze. Lo possiamo tradurre, no? Scelgo nelle urne. Senta, è un segnale però il fatto che dentro la Lega non voglia votarlo quasi nessuno, è un azzardo. Io scelgo nelle urne e credo che purtroppo sono 15 candidati, dovrò scegliere 3, e 2 di genere sicuramente. Per poter dire che Vannacci è stato il candidato giusto per la Lega, quante preferenze dovrebbe prendere? Ah, io, chiunque è candidato giusto, chi si candida con noi vuole... Per dire che Salvini aveva ragione. Salvini ha ragione, perché chiunque si vuole candidare con noi per cambiare questa Europa, secondo me anche chi porta 1, chi porta 100, chi porta 1000, 2000, 100.000 va benissimo. L'importante è dare un sostegno in più per cambiare questa Europa. Ma il fatto democristiano, ma non diciamo scherzi, diciamo scioccherie.